Benvenuti in questa nuova contro rassegna stampa delle notizie meno diffuse in Italia dai media euroatlantisti. Iniziamo dalle parole meno proferite dai media principali italiani rispetto a quello che ha detto il presidente russo, che ha precisato nelle ultime ore quando la Russia preventivamente, quindi anche preventivamente non è un particolare, o per motivi di difesa, difensivi. Eh, può applicare come Stato sovrano eh, quindi la propria dottrina, in questo caso nucleare, del suo arsenale non convenzionale per colpire chi ha colpito, chi sta per colpire e quindi aggredire la Russia. Dice Putin, la Russia deve aggiornare la sua dottrina nucleare delle armi atomiche. A dirlo mercoledì scorso quindi l'altro ieri durante l'ultima seduta del consiglio di difesa federale nazionale di mosca e quindi c'è un allargamento della lista secondo il presidente russo nel prossimo futuro di tutte quelle cause che possono scatenare la risposta russa o l'attacco preventivo ripeto eh, per esempio un allargamento della lista anche a missili a lunga gittata usati ufficialmente dall'Ucraina, paese senza arsenale nucleare dopo il trattato, gli accordi di Budapest del 1990. 94, quindi in realtà la Russia colpirebbe quelle nazioni che hanno fornito e guidato questi attacchi gestito contro il territorio russo, ad esempio basi dell'aviazione nella Russia del 91. Mosca valuta anche risposte nucleari contro il nemico e quindi armi del nemico, le più variegate come dice Putin, missili balistici da crociera. Eh, bombardieri strategici, droni e via dicendo. Tutto questo rappresenterebbe comunque per il Cremlino una minaccia critica strategica la statualità di Mosca. Putin non ha poi non è entrato nei dettagli eh, de, di quando, per esempio, entrerà in vigore la nuova dottrina nucleare russa. Però, come ho detto in questo canale, nelle ultime giornate, settimane, Ryapkov quindi il vice di Lavrov, Peskov, il portavoce del Cremlino, ma anche Lavrov, ministro degli esteri, hanno detto che comunque si va avanti con le trattative per arrivare ad un compromesso tra le varie fazioni, ad esempio nella Camera bassa, nella Duma, e quindi anche un riesame necessario della strategia dell'uso della dottrina nucleare. Quindi all'interno della Russia dalla parte della politica e dunque dei capi dei capi dell'esercito che eseguono le scelte della politica come avviene in ogni paese del mondo. Il presidente russo Putin a giugno c'è da dire che aveva detto che non c'è assolutamente neanche una motivazione, un motivo per cui anche solo pensare all'utilizzo di armi non convenzionali, che non c'era almeno bisogno di attacchi preventivi atomici. Le cose sono cambiate molto in fretta con l'idea di molti paesi occidentali, non tutti, di fornire missili a lunga città per colpire la Russia. Quindi il no di Biden ancora, il no di Scholz, questi sono i più importanti per le fabbriche di questi eh, dispositivi per colpire da la parte dell'aviazione ucraina, ufficialmente il territorio russo. Lavrov ha detto che è inevitabile la vittoria della Russia e dunque la narrativa occidentale parla di una minaccia diretta all'America dalla parte del ministro che vedete in foto intervistato alla Tass, agenzia stampa russa. Grande preoccupazione di Lavrov per i paesi guerra fondai occidentali, dice. I paesi occidentali non capiscono altra lingua se, se non la violenza, se non la vittoria sul campo militare dalla parte nostra perché siamo diventati veramente uniti di fronte al conflitto, di fronte al nemico. Gli Stati Uniti d'America stanno solamente appesantendo la situazione, aggravando i conflitti nel mondo, per esempio quello israelo-palestinese o quello ucraino-russo-americano, dice sempre Lavrov, il ministro e capo del dicastero Russo. I capi vertici dell'ONU stanno in silenzio di fronte ad esempio alle attività terroristiche dei militari ucraini e dei mercenari occidentali nell'oblast russo di Kursk. Chiude Lavrov, i paesi dell'Europa orientale devono capire che la Nato e l'Unione Europea non hanno fiducia in loro assolutamente. Questo è dimostrato anche dal fatto che i posti più di peso nei vertici della Nato e dell'UE L'Europaïska Sajus, termine perfetto per questa Unione Europea di Bruxelles, non sono mai assegnati a politici, a uomini, donne che arrivano dai paesi ad esempio Baltici, il Centro Europa come la Repubblica Ceca o la Polonia per rimanere nel gruppo di Visegrad. Ringrazio Antonello per il contributo, mi scrive auguri per il tuo prezioso lavoro, grazie davvero. Gli Stati Uniti d'America hanno reagito per bocca di Anthony Blinken alle parole di Putin che ho raccontato qualche istante fa, che ho tradotto, sulla modifica della dottrina nucleare russa. Sono parole, dice l'americano, irresponsabili. La Russia non può eh, unilateralmente abbandonare gli accordi nucleari, cambiare la dottrina e paventare attacchi, minacciare attacchi contro l'Occidente il gruppo Ramstein che aiuta militarmente l'Ucraina secondo lui intervista di Blinken a MSNBC di giovedì scorso di ieri dice ancora Blinken i capi mondiali cioè della sfera influenza americana eh, durante l'ultima seduta dell'ONU hanno esortato tutti eh, i capi del mondo in generale al disarmo nucleare, ad, eh, a tornare verso quella strada e non al riarmo nucleare. Quindi no Cina, no Russia, ma sì per esempio Stati Uniti e altri stati. Potenze atomiche allineate alla Casa Bianca di oggi ai democratici. Anche la reazione del ministro della difesa di Berlino, quindi tedesco, Boris Pistorius, che è uno dei politici più popolari in Germania secondo i sondaggi. La dottrina nucleare russa, la sua modifica, non avrà assolutamente nessun contraccolpo sulla politica estera geopolitica, le scelte, le posizioni NATO e anche quindi del governo tedesco. Noi continueremo a proseguire sulla nostra strada e facciamo e faremo quello che riteniamo più opportuno al di là di quello che dice Putin. Lo stesso Putin che ha anche parlato dell'inizio di quella fase di quel periodo di declino economico finanziario dell'occidente nell'economia mondiale e quindi i BRICS i paesi BRICS del cosiddetto sud del mondo allargato eh, rappresenteranno sempre di più il motore principale dell'aumento della ricchezza e quindi della crescita globale si sta arrivando a un mondo sempre di più multipolare la fine del secolo americano non il motore della crescita, eh, il modello di crescita non avrà sede più in Europa ma neanche nel Nord America, dice il presidente Russo. Il gruppo BRICS, secondo i dati della Banca Mondiale, nel 2023, per quanto riguarda il prodotto interno lordo globale, è salito a più del 35%. Il G7 cala al 29%, e anche nel 2024, secondo i dati più eh, aggiornati, gli ultimi. Secondo il presidente del Cremlino, eh, BRICS starebbe già pensando come gruppo a creare un'alternativa SWIFT per i pagamenti, quindi un sistema di pagamento libero dai condizionamenti del petrodollaro, libero quindi dall'ideologia neoliberale globalista. Orban Victor, parole del primo ministro ungherese che fanno il paio rispetto a quelle di Putin, con sfumature ovviamente molto diverse, un paese dell'Unione Europea, della NATO, l'Ungheria. L'Europa eh, va verso, cioè si incammina sul sentiero del suicidio. Intervista alla radio pubblica Cosciutradio Radio di venerdì mattina, di stamattina, di qualche ora fa, 7-7 e mezzo. Intervista dalla Macedonia del Nord, una città vicino a Skopje. Lui Orban, il presidente di turno eh, del Consiglio Europeo, ricordiamolo, semestre ungherese, che parla di concorrenza, di crisi nella concorrenza delle aziende UE, Europeiska, Soyuz. Eh, L'importanza, secondo Orban, di un piano per la neutralità economica e quindi vincere come Ungheria e Unione Europea come 27 questo decennio dal punto di vista economico. Come? Rimanendo fuori. Dal mondo che si sta creando a blocchi dal punto di vista economico, guerra commerciale, le sanzioni anche contro la Cina, dalla parte dell'America anche di Bruxelles. L'Occidente e l'Oriente devono tornare a collaborare finanziariamente, economicamente. e Quindi, noi dobbiamo fare i nostri interessi anche dal punto di vista energetico, non solo con la Cina, anche con la Russia. L'Europa, quindi, l'Europa unita, va verso il suicidio quando sceglie dalla parte di Bruxelles il rifiuto ad abbracciare la crescita, la del Kadesh, cioè il venir su economicamente soprattutto della Cina. Scandalo nella Commissione europea nuovo, von der Lügen ha dato 150.000 euro eh, dell'Unione europea, dei contribuenti, eh, di chi paga le tasse in Unione europea, ad uno storico per un rapporto sulla politica agraria. Non dico altro, prima delle elezioni europee di giugno, inizio giugno, eh, ci sono state poi le proteste degli agricoltori anche contro le tasse cosiddette green, verdi e transizione ecologica, contro la carne, contro chi inquina di in più, contro chi emette anche più CO2, e anche contro le importazioni senza dazi e limiti di prodotti, soprattutto cereali, dall'Ucraina. 149.000 euro per la precisione ad uno storico di nome Peter Ströschneider, eh, giornalmente per i suoi lavori, 1.000 euro circa di stipendio dall'Unione Europea e da tutti noi. Questo stipendio giornaliero, come scrive politico.eu, è quasi due volte il limite massimo stabilito dalle regole dell'Unione Europea. Politico EU, giornale europeista di Bruxelles in lingua inglese, che ha difeso von der Lugan perché non avrebbe mai pagato con i soldi pubblici dell'UE, delle dell'Europa SAUS, ripeto, Mario Draghi per il suo rapporto sulla competitività: perché Draghi ha bisogno di 20-30 mila euro, per esempio. Di stipendio, come no, tra l'altro. Il piano di Draghi, a differenza di Orban, vuole un debito in comune per togliere definitivamente ogni sovranità agli Stati-Nazioni e nazioni, ai governi che eleggiamo ogni 4-5 anni a seconda del Paese. Stesso piano Soros, quindi, di qualche annetto fa che ho raccontato su questo canale, a proposito di Soros o George Soros che vedete in foto. Si prepara a eh, influenzare le elezioni americane. Di novembre, fra qualche settimana, compra più di 200 stazioni radio negli Stati Uniti. Quindi sta dalla parte democratica, uno dei più grandi donatori del partito di Kamala Harris e Joe Biden contro Donald Trump in questo caso. Eh, L'ufficio, la Commissione Nazionale Federale Americana ad hoc delle radio e della comunicazione, ha rilasciato il permesso a Shore quindi allo speculatore finanziario o magnate, filantropone, la società illuminata, open society, neoliberale, il permesso ad acquistare queste radio senza un esame approfondito che dovrebbe essere fatto. E Soros non ha neanche negato il fatto di voler influenzare le elezioni sul territorio, anche negli stati chiave, swing state, così chiamati in America, decisivi per le elezioni di Kamala Harris o di Trump. A riferirlo New York Post condiviso in Ungheria da Pesti Shrash, tre parlamentari democratici americani hanno appoggiato l'acquisto apertamente, non deve sorprenderci. Per chiudere, il capo speaker della Camera, cioè il capo della Camera dei rappresentanti della Camera Bassa, il repubblicano Mike Johnson, ha esortato Zelensky, presidente ucraino col mandato scaduto, a mandare via subito l'ambasciatrice in America Ucraina, Oksana Markarova perché ha organizzato un incontro, un comizio elettorale sostanzialmente in Pennsylvania. L'accusa di Johnson. L'ambasciatrice ha influenzato le elezioni americane nello stesso evento in Pennsylvania, guidato fisicamente sul palco dalla portavoce di Kamala Harris, senza neanche un repubblicano invitato all'evento, quindi un evento monopartitico, un ambasciatore, il capo della diplomazia non potrebbe permettere tutto questo, non potrebbe permettersi, perché è un ospite e non è un attivista politico. Viene alla memoria subito l'ambasciatore americano in Ungheria attivista LGBT, David Pressman, l'anti-Orban mandato. Dall'amministrazione Biden da Washington, qualche anno fa ormai. Grazie per aver visto questo video. Al prossimo, tra Italia e Mario Rorsak.